La Pasqua se n'è andata. La nostra religione ci racconta che Gesù è risorto e io chiedo a voi, siete risorti con lui? Magari poi qualcuno guarda questo video e non è un cristiano, non è un cattolico, è un buddista e che interpretazione gli può dare? Non lo so, affari suoi. Quello che posso dire io a tutti i praticanti o i fedeli, chiamateli come meglio li credete, delle religioni, sappiate che la religione è uno strumento e la religione non ha la verità in tasca. Ha parer mio, la religione non è la parola di Dio, non professa la parola di Dio, professa la parola dell'uomo. La vera professione della parola di Dio sta nei messaggi dei maestri spirituali, che sono stati tanti e sono tanti. Abbiamo Gesù, abbiamo Buddha, abbiamo Krishna e attualmente ne abbiamo tanti altri, ma il punto non è scoprire quanti maestri spirituali ci possano essere e di quale data o in quale tempo essi siano collocati. Il punto è scoprire dove sta la purezza, l'autenticità del messaggio spirituale. È un po' come andare a scoprire l'acqua limpida. E in genere dove si va a prendere l'acqua limpida? Si va a prenderla alla sorgente, là dove sorge, là dove sgorga pura, scusate. E così noi dobbiamo andare a prendere, se vogliamo veramente scoprire il messaggio spirituale autentico, là dove sgorga puro. E sgorga puro attraverso le anime dei messaggi spirituali, non importa di quale tempo e in quanti siano, o di come noi li andiamo a etichettare. Ma importa l'autenticità e la purezza del loro messaggio. Le religioni sono un mezzo come un altro, che inducono a una forma meditativa per arrivare a scoprire l'autenticità del messaggio spirituale. Ma non sono in sé il messaggio spirituale, ma bensì una rappresentazione, una riconfigurazione umana del messaggio spirituale, con tutte le sue impurità e le sue distorsioni del caso e la sua possibilità ogni volta di essere messo in discussione e rimodellato a piacimento a seconda della fabbisogna. Cosa impossibile per il messaggio autentico spirituale. Il messaggio autentico spirituale non può essere messo in discussione perché è basato sull'uno, cioè sull'amore indissolubile, cosmico e universale. Quindi non ha la possibilità di essere messo assolutamente in discussione, né tantomeno di essere criticato, né tantomeno esistono le possibilità di criticarlo, di metterlo in discussione o di fargli un torto. Perché il messaggio spirituale autentico dimostra la connessione totale universale. Dimostra che noi siamo individui unici e irripetibili, ma impossibili da disconnettere l'uno con l'altro.
E da lì poi partono una serie di riflessioni su come conduciamo la nostra vita, sull'amore, sul perdono, sui sensi di colpa, tante cose. E dai messaggi autentici dei maestri spirituali che si possono ascoltare, magari senza fare anche grandi cose, che poi magari uno, troppi magari oggi, vabbè, che poi uno con l'inizio di un percorso evolutivo desidera anche fare, però non è necessario subito avvicinarsi a un'ipnosi evocativa, non è necessariamente subito avvicinarsi a un seminario di formazione, a percorsi spirituali interiori, a fare grandi cose. E forse a volte basta chiederci se siamo soddisfatti di noi stessi, se comprendiamo tutto ciò che ci accade o abbiamo a volte dei dubbi o delle irrisolte in noi stessi, delle domande irrisolte. L'esigenza di voler crescere. La convinzione che la verità a livello materiale non può esistere, perché è vero tutto ciò che è vero fino a quando non viene provato il contrario di quello che ognuno di noi ritenga sia il vero. Nel momento in cui viene provato il contrario, non è più vero quello che noi riteniamo vero. Quindi è un'illusione il pensare di trovare la verità materiale. L'unica illusione, l'unica disillusione o meglio, l'unica non necessaria di illudere nessuno è la verità spirituale, perché ci invita sempre e comunque all'amore indissolubile, in ogni momento, in ogni situazione, in ogni luogo, in ogni tempo. Ed è questo il difficile, è questo il motivo per cui noi non comprendiamo il messaggio positivo che ci dà l'indicazione della religione cattolica nella risurrezione di Pasqua. Noi non comprendiamo cosa voglia dire l'essere figli di Dio. Prova ne è che la maggior parte vanno o celebrano la Pasqua o comunque i riti religiosi ormai per abitudine, per, tra virgolette, sentirsi la coscienza pulita, ho celebrato il rito e sono a posto, però poi la mia vita il giorno dopo torna ad essere quella di prima, cioè completamente immerso nella materia, ma poco dall'altra parte, poco con me stesso, poco con la mia essenza spirituale, con la mia anima. La risurrezione è un fatto a cui noi tutti siamo chiamati, ma ce lo dice il messaggio stesso. Gesù perché ha accettato tutto? Perché era consapevole, era cosciente, era convinto di essere un figlio di Dio. Non l'ha messo in dubbio. Noi non ne siamo sempre così convinti e così certi. Facciamo la domanda, ma poi l'archiviamo perché non troviamo, se non troviamo nessuna risposta soddisfacente nell'immediato, l'archiviamo, non riteniamo che questa sia la cosa più importante da dover ricercare nella nostra vita.
perché la religione si batte, tutte le religioni purtroppo si battono sull'importanza del messaggio e non sull'importanza del desiderio di essenza spirituale, della ricerca. Non te la fanno desiderare l'anima, te la insegnano con i loro dogmi. E nel momento in cui questi dogmi entrano in contraddizione, in conflitto, in discussione con la nostra forma mentis, a quel punto si avviene il conflitto, si lascia perdere tutto e ci si proietta totalmente nella materia, abbandonando quello che poi è il nostro percorso di crescita interiore o percorso spirituale, chiamatelo come volete. Quindi credo che un piccolo passettino per iniziare veramente il cammino della resurrezione, a cui noi tutti inevitabilmente siamo chiamati, ed è un po' il nostro destino, noi, la nostra anima non muore, è eterna, quindi la resurrezione arriva. Il primo step o percorso, che dir si voglia, per creare questo desiderio di cammino, il primo passettino piccolo piccolo che invito tutti a compiere, senza oggi andare a cercare grandi cose, perché magari poi in questi giorni non riuscite nemmeno, siete un po' invasati, avete mangiato troppo, siete ancora, aleggia ancora in voi l'aria di vacanza, anche se in questo frangente poi non si possono fare grandi cose, però secondo me questo piccolo passettino è importante. Iniziare a comprendere che tutte le religioni sono una guida, un incanalamento, scusate, per voler ricercare la bellezza, l'essenza, la meraviglia della nostra anima, per riscoprire di avere un'anima. Ma sapere che lo devi cercare nel tuo profondo, cercando di dare risposta, spiegazioni a tutti gli interrogativi che ti si pongono, e là dove non trovi la risposta, cambiare magari sentiero, cambiare roccia, cambiare pensiero, cambiare rotta, cambiare il percorso, ma non stancarsi mai di cercare la verità. Perché maggiore è la conoscenza, maggiori sono le possibilità di scoprire se stessi e di incanalarsi verso una strada soddisfacente alla ricerca del messaggio autentico spirituale. E qualcuno mi potrebbe dire: ma tu l'hai trovato il messaggio autentico spirituale? Sì, l'ho trovato. E allora sei a posto? No, ne voglio trovare altri. Ma l'ho trovato. Ho trovato un messaggio spirituale che mi ha guidato verso una ricerca sempre più profonda, dove ci sto ancora lavorando e sto ancora ricercando ogni giorno. Quindi avvicinatevi alle religioni, non pretendendo la verità dalle religioni, ma piuttosto attingendo dalle religioni quell'essenza, quell'armonia, quell'insegnamento alla meditazione che vi porta al desiderio di ricerca della vostra anima. La preghiera comune, per esempio, durante una messa, ha una potenzialità enorme. Se veramente fosse un concentrato di desideri
di positività che si uniscono, di vibrazioni positive. La connessione ha una potenza enorme, peccato che magari non succede perché uno recita magari un Padre Nostro pensando ad altro, quell'altro non lo recita nemmeno, cioè non vi è una connessione forte, si è persa molto in questi ultimi tempi. E allora ovviamente il tutto perde di efficacia, perde di energia. Perché quando si fanno sedute di meditazione collettive, ci si mette in cerchio, ci si dà la mano e spesso ci sono delle, in certi casi ci sono proprio dei messaggi forti, perché c'è l'energia della connessione, dell'unione, perché c'è il potenziamento di una determinata richiesta che non viene fatta solo da un singolo soggetto. C'è un maggiore richiamo al messaggio spirituale, ma ci si deve sentire connessi. Questo è il mio regalo del dopo Pasqua, un invito a usare le religioni non in quanto dispensatori di verità, ma in quanto strumenti di far scaturire un desiderio della ricerca della propria anima. Ma tutte le religioni, io se dovessi essere il ministro dell'istruzione, metterei oggi più che mai, in questo mondo prettamente materiale, un corso obbligatorio su tutte le religioni. Tu devi conoscere tutte le religioni del mondo, o comunque, per non farsi prendere la mano poi dall'esagerazione, se non tutte le più importanti. Perché la conoscenza è sempre, in tutti i casi, la conoscenza che ti può condurre sulla retta via. Non è mai l'imposizione di un dogma o di un pensiero unico. Quindi, per chi è risorto e ha festeggiato una buona Pasqua, gioioso di poter continuare la sua ricerca e di vedere la luce, la soddisfazione, e il desiderio sempre più forte di ricercare, buon cammino in risurrezione. Per coloro che non sono risorti, se non volete aspettare la prossima Pasqua, iniziate fin da subito il vostro cammino evolutivo. Iniziate a riaccostarvi alle religioni, non per pretendere la verità, che non troverete nelle religioni, ma la troverete attraverso la maturazione del vostro percorso spirituale. Buona vita e buon dopo Pasqua a tutti.